questo numero del TJ Fox, la squadra J Fox ha partecipato alla giornata nazionale Liberi dal Bullismo. Vediamo in azione il sindaco di Cisterna di Latina, Eleonora Della Penna, mentre partecipa al contest della sicurezza assieme ai suoi piccoli concittadini e ai nostri agenti speciali. Scopriamo insieme i segreti degli agenti della squadra J Fox nella rubrica JF Inside. Sono tanti gli aspiranti agenti che vogliono entrare nella squadra speciale J Fox. Bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e istituzioni. Divertiamoci guardando alcune missioni che ci hanno inviato gli amici di Viterbo, Aprilia e Roma. Sentiamo i consigli degli insegnanti di Amatrice, Anagni e del presidente della Protezione Civile di Formia nella rubrica JF Tips. Conosciamo meglio l'agente numero 1 di Ceccano, l'assessore Mario Sodani, che dice ai suoi ragazzi: voi siete la nostra speranza, sarete gli agenti della squadra J Fox di Ceccano e con il vostro impegno renderete ancora più sicura la nostra città. Siamo alla fase finale delle Olimpiadi della Sicurezza 2017. Oggi iniziano le semifinali. Sai dove si terrà quest'anno la finale regionale? Ormai è tradizione, allo storico e bellissimo Teatro Brancaccio di Roma. Il 30 maggio i ragazzi conquisteranno il prestigioso trofeo I Love My City 2017. Agente Valentina, hai già parlato con James? Ti ha già detto chi si è qualificato per le semifinali? Non ancora, ma mi ha promesso che lo farà prima della fine del nostro TJ Fox. Agente speciale Daniele, ti vedo un po' stanco. Quante città hai visitato? Hai incontrato nuovi amici? Stanco? Io sono felicissimo! Con tutti gli agenti della squadra J Fox abbiamo visitato oltre 60 scuole del Lazio e abbiamo giocato con 10.000 J Friends. Hanno imparato tantissime cose sulla legalità e su come essere più sicuri in strada. Tu cosa hai fatto, agente speciale Valentina? Non lo ricordi? Ero in giro con te per le tante città del Lazio. Quest'anno abbiamo iniziato con il bullismo. Ragazzi, perché essere bulli? Entrate nella squadra J Fox, è più divertente. Guardiamo il servizio Liberi dal Bullismo. Ciao a tutti, la squadra di James Fox oggi è qui alla scuola media Matteotti di Aprilia per aderire tutti insieme alla conferenza sul bullismo, cyberbullismo e i rischi della rete. Andiamo a vedere tutti insieme che cosa succede. Il 7 febbraio 2017 si è tenuta la prima giornata nazionale Liberi dal Bullismo a scuola e quando si parla di legalità, James Fox è sempre in prima linea. La squadra J Fox è al completo e in prima fila c'è il nostro agente numero 1, sindaco di Aprile Antonio Terra, gli assessori e i tantissimi rappresentanti delle istituzioni con cui abbiamo collaborato per rendere fantastici gli appuntamenti con gli istituti scolastici comprensivi Matteotti e Gramsci. Tanto grazie dell'invito a questa bella manifestazione che ha messo in piedi la scuola Matteotti, la scuola Toscanini, su un tema importante che vi tocca da vicino, ragazzi, perché utilizzare bene il web è una cosa importante e soprattutto avere il massimo rispetto per i vostri compagni, per i vostri amici. Questo è fondamentale. Tante volte con l'uso improprio di questi strumenti veramente sono successi dei fatti estremamente gravi nei confronti di alcuni ragazzi e questo non è un bene, dovete stare attenti e fare attenzione a queste cose. Ciao ragazzi, io sono un agente di J Fox e mi chiamo Ludovica e siamo qua pronti per andare alla sfilata contro il bullismo. Manca soltanto James. Ah, eccolo! Andiamo! L'iniziativa è stata promossa dal MIUR in coincidenza con la giornata europea della sicurezza in rete indetta dalla Commissione europea. La sfilata? Bellissima! Disegni, cartelloni e slogan hanno reso entusiasmante la marcia che è partita dalla scuola media Gramsci e si è conclusa in piazza Roma di Aprilia. Tutti, studenti, istituzioni e cittadinanza, abbiamo capito cosa possiamo fare per sentirci più sicuri. Grazie a tutti quelli che oggi hanno fatto del loro meglio per rendere indimenticabile questa giornata. Godetevi il successo di questa bellissima manifestazione. Ciao! Ragazzi sono entusiasti e soprattutto sono un terreno molto fertile quando c'è una proposta che a loro interessa. Un grande saluto a James Fox. Grazie. Ringrazio James Fox. Facciamo un saluto a James Fox. Ciao. James, ci stai guardando? Tanti sindaci ci stanno chiedendo di costituire la squadra JF nella propria città. Sono entusiasti e condividono il tuo sogno, una comunità dove tutti credono nella legalità e partecipano alla sicurezza. Nel prossimo servizio vediamo il sindaco di Cisterna di Latina, Eleonora Della Penna, che recluta nuovi agenti e partecipa alle missioni delle Olimpiadi della Sicurezza I Love My City. Il sindaco Eleonora Della Penna è determinata a costituire la squadra J Fox di Cisterna.
con grande entusiasmo, sta guidando i ragazzi nelle Olimpiadi della Sicurezza e della Legalità e sta reclutando aspiranti agenti tra gli insegnanti e genitori dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Caetani. Manca poco per la finale 2017 e per qualificarsi dovranno dimostrare, tutti insieme, che ci tengono moltissimo alla sicurezza e alla legalità. In prima linea c'è anche l'assessore all'istruzione, Claudio Chinatti, che, con il suo telecomando, ha insegnato a bambini e ragazzi tanti trucchi per essere più sicuri. James, quando vedrai questo servizio ti convincerai che la città di Cisterna è pronta ad ospitare la squadra J-Fox e che insegnanti, genitori e le istituzioni stanno facendo tutto il possibile per realizzare il tuo sogno. Una comunità dove tutti credono nella legalità e partecipano alla sicurezza. Daniele, sai che James Fox ha nominato Alessandra come migliore agente speciale dell'anno 2016? Certo, l'agente Alessandra è grandissima. Vogliamo conoscere meglio la nostra squadra? Vi presentiamo l'agente speciale Giuliana! James Fox presenta... JF Inside, la rubrica che ci fa conoscere la mitica squadra di James Fox. Cosa fa un agente? Come si entra nella squadra? Quali sono le attività che il super amico della sicurezza organizza per noi? Non è più un segreto con JF Inside. Oggi conosciamo... Agente Dinamite! Qual è il tuo soprannome? Dinamite! Perché? Perché sono esplosiva, proprio come la mia voce! Tre aggettivi che ti caratterizzano. Energica, affettuosa e leale. Qual è la cosa che ami più fare nella squadra J-Fox? Ma naturalmente venire a giocare con voi in classe, ragazzi, non c'è niente che mi ricarica di più. Il momento più emozionante di questa esperienza. Beh, sicuramente ragazzi, la vostra accoglienza in classe è fatta di tantissimi abbracci e di regalini bellissimi, proprio come questo. E poi, una cosa che mi ricordo e che mi ha colpito tantissimo è quando sono entrata in classe da voi e mi avete accolto con i vostri diari per chiedermi l'autografo, proprio come una vera star. Fai un saluto. Ciao a tutti. Sono tanti i ragazzi che vogliono diventare agenti della J-Fox. Stanno partecipando, insieme ai loro familiari, alle divertentissime missioni. Agente Valentina, ma lo sai che anche gli adulti possono entrare nella squadra J-Fox? Certo, abbiamo tanti aspiranti agenti tra gli insegnanti, sindaci e genitori. Vediamo alcune missioni dei nostri amici di Viterbo, Aprilia e Roma per diventare agenti. Io mi chiamo Elisa, sto in quarta B e vado all'istituto Torte Braschi. E per venire alla finale, adesso farò le domande a mia mamma. Primo consiglio. Sto andando a piedi a casa di un amico e manca il marciapiede. Da che lato della strada devo camminare? Sul lato sinistro. Perché? Perché sul lato sinistro le macchine tu le vedi arrivare. Se vai sul lato destro vengono da dietro e perciò non le vedi arrivare. Secondo consiglio. Sto giocando con gli amici a calcio. E la palla finisce in strada. Cosa posso fare? Mi devo fermare, guardare a destra e a sinistra della strada. Se non sopraggiunge nessun auto, allora posso andare a prendere la palla e poi scappare subito dal centro della strada. Terzo consiglio. Quando c'è un semaforo e un vigile, gli ascolto? Ascolto il vigile perché in quel momento si sostituisce al semaforo ed è lui che dirige il traffico. Ciao James Fox, spero di vederti alla finale. Ciao James Fox. Papà, oggi sei diventato un nuovo agente della sicurezza di James Fox. E vai! Si diventa agenti se si conosce la legalità e si è attenti alla sicurezza in strada. Vediamo alcuni consigli che ci hanno inviato da Amatrice, Anagni e Formia. Moltissimo la bicicletta perché abito vicino a una pista ciclabile, quindi
Per me è una passione la bicicletta. Consiglio a tutti i miei alunni di seguire le indicazioni stradali. In bicicletta vado, l'importante è controllare se le gomme, le ruote stanno a posto, se i freni funzionano, se tutto è in ordine, il caschetto in testa ben allacciato e seguire le regole come oggi avete visto dai video che sono stati trasmessi. Ci vado in bicicletta specie il sabato e la domenica. Mi preparo attentamente, guardo le ruote se sono gonfie, controllo bene il manubrio e soprattutto, Davide, i freni, mi raccomando. E un'altra cosa importante, ricordati sempre di mettere il casco. Io ce n'ho uno bellissimo con le fiamme, stupendo. Nel prossimo DJ Fox, James ci dirà che si è qualificato alla fase finale delle Olimpiadi I Love My City 2017. Vi lasciamo con l'intervista all'assessore Mario Sodani del comune di Ceccano. Ci vediamo nelle vostre classi nei prossimi giorni. Ciao! 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 Buongiorno, sono Mario Sodani, l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Ceccano, con a guida Roberto Carigiore. Noi da anni lavoriamo per la sicurezza, da anni lavoriamo per la legalità, ma in modo particolare da quando abbiamo questa responsabilità amministrativa stiamo alimentando ancora di più questo percorso insieme con gli amici di James Fox, perché vogliamo che i giovani comprendano e capiscono l'essere cittadini del mondo, l'essere cittadini della nazione e soprattutto l'essere orgogliosi di partecipare e di far parte di una comunità come quella ceccanese. Voi sarete gli agenti speciali del gruppo James Fox del comune di Ceccano. E sarete coordinati da questi due agenti speciali, sarete corresponsabilizzati insieme con la dirigenza di questo istituto, con i collaboratori della dirigenza, con i docenti e sarete soprattutto la nostra speranza. Voi vogliamo che la vostra partecipazione renda ancora di più sicuro Ceccano, quindi noi vogliamo alla fine di questo progetto che voi siate rispettosi dei segnali, rispettosi dell'ambiente, rispettosi delle persone, rispettosi della viabilità, ma in prima battuta rispettosi di voi stessi. Quindi grazie a voi per l'attenzione e grazie agli amici, agli agenti speciali James Fox.